Onion Mail è un sistema di posta elettronica criptata che è basato sulla rete Tor. Tor è una rete, The Onion Routing, che permette all'utente di non essere tracciato dalle agenzie di intelligence o da chi vuole fare una sorveglianza globale. Ovviamente, se non si tratta di una sorveglianza mirata con dei Trojan, con delle cose molto particolari, non dovrebbero esserci particolari problemi. Il sistema che viene praticamente illustrato è un tipo di server di posta un po' particolare che, dicevo, sì, funziona sulla rete Tor e permette di comunicare via mail criptato con altri soggetti che sono sulla rete Tor, ma consente di comunicare anche con gli utenti della rete internet ottenendo un indirizzo tutto sommato normale senza obbligarli a usare i 16 caratteri .onion che sono gli indirizzi classici della rete Tor. Oltre a tutto ciò, il sistema è fatto con crittografia asimmetrica multipla, database basati su hash, quindi anche venendo in possesso del server non si avrebbero le chiavi perché non sono sul server e inoltre con le chiavi del server non sarebbe possibile leggere i messaggi perché sono criptate con le password degli utenti. E alla fine di tutto ciò si consiglia vivamente agli utenti di usare PGP. È disponibile anche uno script in Python che consente agli utenti che usano Tails, una distribuzione Linux che fa già tutto questo, di creare una mail su OnionMail, appunto, avendo un indirizzo normale con estrema facilità e potendo creare una chiave PGP per criptare i propri messaggi da 4096 bit fino a 16384 bit. Con questo progetto si spera di dare la possibilità agli utenti di utilizzare la mail non per fare cose strane, ma semplicemente per rimanere fuori dai giochi di sorveglianza globale che violano appunto i trattati internazionali dei diritti umani. OnionMail è un progetto che è partito da un anno e sui server che gestiamo noi abbiamo riscontrato un'attività dell'82% degli utenti che utilizza sempre OnionMail come posta elettronica principale. Oltretutto abbiamo il vanto di avere in 10 mesi praticamente più di 6.500 iscrizioni, quindi possiamo dire che a questo punto il progetto si sta ancora sviluppando ed è stato un ottimo successo.